ai familiari delle vittime e del personale, ai familiari delle vittime del dovere, agli appartenenti alla Polizia di Stato, al personale dell'amministrazione civile dell'interno, ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali e ai graditi ospiti. Un saluto ai rappresentanti dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato, qui presenti con il loro glorioso labaro. Sono presenti alla cerimonia anche i gonfaloni della provincia di Fermo e del comune di Fermo. La Polizia di Stato celebra oggi il 162° anniversario della sua fondazione, all'insegna del tema Esserci sempre, del messaggio che il signor Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rivolto al signor Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, in occasione dell'odierna ricorrenza. Il più cordiale saluto in occasione della celebrazione del 172° anniversario di fondazione. Passione civile, rigore etico, vicinanza ai cittadini e fedeltà ai valori costituzionali, elevata professionalità e crescente specializzazione tecnica costituiscono i tratti distintivi di un corpo a servizio della comunità, elementi che ne fanno un prezioso punto di riferimento nella vita di ogni giorno. In un contesto in cui legalità, coesione sociale, tutela dei diritti e della dignità delle persone contro ogni sopruso, intimidazione o prevaricazione costituiscono l'orizzonte del suo impegno. Sono sfide che quotidianamente la Polizia di Stato affronta nella lotta contro ogni forma di criminalità organizzata e di terrorismo, nelle azioni per prevenire e contrastare i fenomeni delinquenziali, in particolare da quelli contro le donne. È il delicato impegno posto nel garantire l'esercizio del diritto di riunione e di manifestazione del pensiero, unitamente all'incolumità delle persone e alla tutela dei beni, in una corretta gestione dell'ordine pubblico, per il quale la Repubblica ha conferito nel 2023 la medaglia d'oro al valor civile alle donne e agli uomini delle parti mobili per la dedizione profusa nell'assolvimento dell'incarico. È l'obiettivo nell'attuazione delle politiche di sicurezza nei territori, come pure nella cooperazione internazionale, della gestione del fenomeno migratorio che si manifesta fuori dai canali legali, in cui preziose sono le esperienze maturate con approcci integrati e partecipativi, che vedono in campo insieme attori istituzionali e componenti della società civile. La promozione dei valori del rispetto delle regole e della leale competizione, in particolare tra i giovani, attuata dal corpo anche mediante la pratica sportiva, è testimonianza della medaglia d'oro al valor civile conferita alla bandiera della Polizia di Stato in relazione ai risultati agonistici e alle iniziative di prossimità e inclusione delle Fiamme Oro, di cui quest'anno ricorrono i 70 anni di Costituzione. Nell'odierna ricorrenza mi è grato esprimere i sentimenti di riconoscenza dell'intera collettività nazionale agli appartenenti del corpo per il costante e generoso servizio prestato quotidianamente. Un commosso pensiero va a quanti hanno perso la vita o sono rimasti feriti nell'adempimento della missione loro affidata dalla Repubblica. Con tali sentimenti, a tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato e ai loro familiari giungano i più intensi auguri di buona festa. Sergio Mattarella. Consegna agli incomi, questore di Fermo, dottor Luigi Di Clemente. Rimanete pure qui per una foto. Effettuava un articolato intervento di soccorso in favore di una persona che aveva posto in essere manifesti propositi suicidi, impedendo il verificarsi dell'insano gesto. Lume e Logno, 17 giugno 2019. Consegna agli incomi il prefetto di Fermo. Consegna la lode il prefetto di Fermo. Fermo, 3 ottobre 2019. Consegna la lode il questore di Fermo. Sesto San Giovanni, 28 maggio 2018. Consegnerà la lode il prefetto di Fermo, dottor Edoardo D'Amoscio.